Buongiorno, buon lunedì 3 di ottobre da Radio 21 Aprile Web di QM Underscore Roma. Sono dietro Piazza Corvetto, che è una delle piazze centrali di Genova. Ti ci porterò ancora nei prossimi giorni. Ti faccio un po' vedere i dintorni, che sono, come vedi, palazzi più o meno ottocenteschi, perché questa è la zona nata in quel periodo, intorno all'Unità d'Italia, insomma, forse anche un po' prima. E intanto che ti faccio vedere ancora laggiù, c'è, non so se lo vedi, ma c'è il cavallo con Vittorio Emanuele II che saluta. Ti dico che le temperature sia a Roma sia a Genova sono intorno ai 20 gradi e è previsto sole con forse qualche nuvola, ma poche. Le notizie dal Corriere, dal Messaggero e da Rai News, la paura che ci fa Putin, che non si capisce se si controlli o sia controllato da qualcuno, Lula e Bolsonaro in ballottaggio in Brasile, in Italia purtroppo moltissime violenze domestiche contro anche bambini, la notizia molto brutta dello stupro avvenuto a Garbatella e poi in linea più generale il problema del costo dell'energia e del governo che verrà. Grazie, Ciao sta Black. arrivando la mia focaccia con il caffè. Cosa Grazie stiamo? mille, grazie. Allora, torno e ti saluto di nuovo per parlare, come tutti i lunedì, un po' della Domenica del Sole 24 Ore. Una domenica, devo dire, un po' grigia, quella di ieri, che continua, mi dispiace di doverlo dire, la sua traiettoria nella quale un po' si dimentica di Roma, nella quale invece c'era, relativamente alla quale Roma c'era ad esempio sicuramente da segnalare, forse sarà stato fatto nel quotidiano nei giorni scorsi, ad esempio il Roma Story Festival che si è concluso ieri. Sono stati 3 giorni di incontri con la partecipazione di studiosi e divulgatori, cioè studiosi che sono anche, ciao Luca Franco, che sono anche divulgatori, e come del calibro di Andrea Carandini e di Alessandro Barbero, tra gli altri. Gli eventi si potevano seguire anche in streaming, l'evento è stato organizzato dagli editori La Terza. Mi auguro che prima o poi sia possibile trovare le registrazioni di queste 3 giorni veramente, veramente interessanti, secondo me. E comunque ti invito a tenere d'occhio il sito degli editori La Terza, perché che promette un piano ricco e articolato per il 2023. Torniamo però alla Domenica del Sole 24 Ore di ieri, che dedica la prima pagina, anche una sua prosecuzione, ad un bell'articolo di Ottavia Casagrande sul libro di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Libro intramontabile, si sottolinea, che ha avuto molta risposta nel cinema e che racconta di un viaggio che è iniziato proprio il 2 di ottobre. Buongiorno, ciao. Che è iniziato proprio il 2 di ottobre del 1872. A pagina 2 ti trasmetto la segnalazione di un libro che certo farà la gioia degli amanti del genere, e l'articolo è di Stefano Salis, presenta Il potere nel pallone, economia politica e calcio globale, del calcio globale, autore Andrea Goldstein, edizioni Mulino, 12 euro il costo. Come dice il titolo, la storia è quella dei cambiamenti nel mondo del calcio, sia in Italia ma anche in tutto il mondo. Bellissimo poi, come sempre, il fondo di Mephisto Waltz, o Waltz, non lo so mai, intitolato Red Carpet, che ripercorre in poche lucidissime, come sempre, righe, le storie di amore delle star, di un mondo che non c'è più. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot con i suoi animali, l'ultimo grande amore di Humphrey Bogart, cioè Lauren Bacall, insomma, storie da fotoromanzo, conclude l'articolo, ma anche vere, storie di un tappeto rosso che un tappeto rosso non l'avrebbero mai calpestato.
Oggi è tutto più gorgeous, ostentato, spesso volgarotto e soprattutto terribilmente illusorio. È il potere della rete, bellezza. Così conclude, lascia un'idea su cui ripensare, come sempre, Mephisto Waltz. C'è poi alla pagina 6, ti ricordo che se vuoi leggere questi articoli puoi acquistare una copia, la copia singola, sul sito del Sole 24 Ore. C'è la notizia di una rivista neonata della Biblioteca Apostolica Vaticana, cadenza semestrale, temi vari collegati ai manoscritti custoditi nella biblioteca, che da tempo ne ha avviato la digitalizzazione. Il sito della biblioteca, che a volte ospita mostre, io sono stata alla mostra ad esempio sulle opere di Pietro Ruffo e ti consiglio, se vuoi andare a cercare il post, è un po' indietro ma l'avevo fatto ed era stata veramente bella. Il sito della Biblioteca Apostolica Vaticana è www.vaticanlibrary.va, ma lo scrivo poi nei commenti, e tra l'altro contiene a 3 euro la brochure illustrativa delle opere che sono state digitalizzate. Un'intera pagina è poi dedicata dalla Domenica del Sole 24 Ore alla mostra di Rubens a Genova, al Palazzo Ducale. Rubens soggiornò a Genova tra il 1600 e il 1607, anche se non continuativamente. La mostra offre non solo quadri, ma anche tessuti e gioielli dello stesso periodo. Dei quadri, il catalogo è Electa. La mostra resterà dal 6 ottobre al 22 di gennaio. E poi mi tira un po' su come sempre Luca Cesari con il suo Indovina chi sviene a cena, introduzione a curiosi metodi alternativi di cottura della pasta, cioè non solo ciao bianco coniglio bianco, non solo la tipica cottura bollita come facciamo normalmente, ma anche la cottura in brodo o la pasta e fagioli, in cui la pasta e i fagioli devono cuocere insieme, ma anche il mitico one pot pasta, quello che spopola per essere molto criticato, secondo me giustamente, da noi italiani, che è quel sistema, sicuramente non italiano, di mettere la pasta e il condimento tutti insieme e poi cuocerli nel forno, però comunque poi cuocerli insieme. C'è però, dice Luca Cesari, segnala, una eccezione alla non italianità di questo sistema, e sono gli spaghetti, aspetta che te li dico esattamente, gli spaghetti all'assassina baresi, che sembra si cuociano in questo modo e che devono essere veramente molto buoni, non lo so, io non l'ho mai assaggiati, ma se tu ne sai qualcosa di me. Poi ci sono le cotture risottate, ultimamente il tema di spegnere il fuoco della pasta prima che la pasta sia completamente cotta, perché per risparmiare energia. È una cosa che a me personalmente viene abbastanza facile, io amo la pasta molto al dente, assolutamente improponibile a persone come ad esempio mio marito, che invece gli piace scotta, tanto quanto è spagnolo, non è che si può pretendere troppo. Dicevo, poi c'è la delizia finale che consiglia, di cui ci parla Luca Cesari, cioè cuocere la pasta un tempo doppio, asciugarla nel forno e poi friggerla in olio bollente abbondante. Non so quanto faccia bene al fegato o al risparmio energetico, ma al cuore deve farne veramente, veramente tanto. Io ti saluto, spero che questa nostro incontro ti sia piaciuto. Per favore ricordati, se puoi, di mettere un like e ancor più lasciare un commento, questo mi aiuta a crescere, per questo lo chiedo. Ricordati che puoi vedere la diretta anche in un altro momento nella sezione Reels del mio profilo, che da oggi, lo sarà verso mezzogiorno, pubblicherò su Spreaker, su Radio 21 Aprile Web, anche il podcast di questo e degli altri incontri. Domani ci vediamo sempre alle 8:30, non più con Chiara Mazza del Talento di Roma, che saluto e che purtroppo ha degli altri impegni per cui non potrà per un po' di tempo partecipare
alla diretta come abbiamo fatto negli ultimi mesi, ma comincia una nuova rubrica che avevo in pectore da diverso tempo, si chiama Il buco nella focaccia. Non ti dico di più perché ti voglio domattina a sentire e a vedere. Ciao, un bacio, buona giornata.